Buonasera amici di M News e benvenuti alla settima puntata di Terzo Tempo, la trasmissione dove parliamo di futsal. Questa sera abbiamo con noi le ragazze del Corrado Borussia Policoro che finalmente hanno ritrovato la vittoria, vittoria che non arrivava dal 16 ottobre dello scorso anno. Hanno trovato la vittoria contro la Cuscosenza domenica qui in, sul parquet del Pala Ercole, 4-3 il risultato finale. Non è andata meglio purtroppo per i ragazzi allenati da Leopoldo Capurzio, che hanno perso 10-7 nella trasferta di Noicattor. Hanno perso anche una buona opportunità per avvicinarsi alla Futsal Cisternino, che ha pareggiato 4-4 col Bisceglie. Ecco, presentiamo i nostri ospiti. Alla mia destra c'è il capitano delle biancorosse, Giusy Scarcia, e poi il bomber Desiree Albano. Buonasera. Che ha segnato domenica un bellissimo gol. Poi alla mia sinistra le più giovani della squadra. Grazie. Sono Federica, Federica Gentile e Robertina Bergamotta. Andiamo a vedere i risultati del sabato di futsal. Oltre alla sconfitta della Vis Borussia Policoro sul campo della Virtus Noicattaro per 10-7, c'è stato il 4-4, come abbiamo detto, tra Bloxham Cisternino e Futsal Bisceglie, poi 5-0 esterno della Fel di Eboli sul campo del Catania, altro 5-0 quello dell'Augusta sul campo della Christian Barletta, poi la vittoria del San Michele sul campo del Meta per 2-1 e Salinis Real Dem 8-3. Questa è la classifica, guida la Bloxham Cisternino con 46 punti, poi Augusta 41, Avis Borussia Policoro 38, 35 per Futsal Bisceglie e Fel di Eboli, Salinis 32, Meta 30, San Michele Virtus Necattaro 24, Christian Barletta 23, Real Dem 22, Catania 13 e Sefimo Matera 1. Il prossimo turno vedrà l'Avis Borussia Policoro impegnata qui alle ore 17 contro la Salinis, una partita che sarà purtroppo a porte chiuse come ben sappiamo. Poi Fel di Eboli Meta, Augusta Bloxham Cisternino, Christian Barletta Virtus Necattaro, Futsal Bisceglie Catania e San Michele Sefimo Matera. Ecco, riguardo la partita di sabato, Leopoldo Capurzio ieri nel comunicato che è uscito ieri della Vis Borussia Policoro, Leopoldo Capurzio ha parlato di poca cattiveria agonistica in campo e ne ha avuta molto di più la Virtus Noicattaro, che ha avuto più fame di vincere. Sicuramente anche sia l'assenza di Osvaldo, ma soprattutto anche in virtù di questo le poche rotazioni e una partita importante dove c'è stato grosso dispendio di energie martedì scorso contro il Cisternino hanno fatto poi il resto. Una squadra che è andata sotto fino al 7-2, poi ha cercato di recuperare, era quasi riuscita a recuperare la gara arrivando al 7-6, poi qualche altro errore nel finale e giocando sempre col quinto di movimento, alla fine è finita 10-7 con triplette per Sampaio e Silon e il gol di Fernando Calderolli. Speriamo di ricominciare a vincere sabato qui contro la Salinis. È chiaro che è stata purtroppo un'occasione persa, perché come avevamo detto prima, in caso di vittoria si andava a meno 5 dal Cisternino. Ci sarà anche Cisternino Augusta, lo scontro diretto, quindi era una buona opportunità. Sta di fatto che questa sconfitta arriva dopo 5 vittorie e un pareggio, quindi tutto sommato ci può stare. Ecco, andiamo a parlare della squadra del Borussia che ci ha fatto sorridere in questo fine settimana e iniziamo dal capitano. Allora 4-3 contro la Cuscosenza, una partita che contro diciamo la squadra che probabilmente poi ritroverete nei playout. Avete al di là del risultato è stata proprio un'ottima prova, un risultato che poteva essere anche più ampio viste le occasioni che avete tra virgolette sbagliato o mancato sotto porta. Anche loro hanno avuto qualche occasione, infatti direi comunque di fare i complimenti a Delia Salfi, sì, perché ha fatto un'ottima partita, lei che tra l'altro se non sbaglio non è neanche un portiere di ruolo. No, è il primo anno che diciamo
si è immedesimata Dilettata, sì, nel ruolo di diciamo portiere. che era il secondo, poi Sì. sia l'assenza di Valentina Matone che ha lasciato la squadra, sia anche l'infortunio purtroppo Sì, di di Letizia Letizia. Mazzola, che l'anno scorso è stata il portiere Ci ha fatto vincere il campionato. e tant'è che avete dedicato la vittoria a lei, Sì. però Delia si è comportata abbastanza bene, voi anche, visto la vittoria. Sì, dai. No, alla fine Delia ha salvato almeno quei 4-5 gol, Ah, forse. poi ho Se non ho visto un contato. paio di interventi proprio da Da portiere di calcio portiere, ha fatto una 5, quindi spaccata. quello è il primo intervento proprio da portiere di calcio 5, ma anche un altro paio, qualche buona uscita, forse un po' nei rilanci, Eh diciamo. sì, purtroppo, cioè, no, che, anzi, la dobbiamo solo ringraziare in questo caso. Però bisogna ancora di fare molto allenamento, quindi. Riguardo voi, un po' quei gol sotto porta. Diciamo che non è neanche stata colpa di Delia, forse qualche gol, se ricordo. C'è stato un errore di un retropassaggio Sì, di Ilaria e quello è Delia l'ha stato il primo gol. presa. Quello è stato il primo. Sono errori che magari se la prossima volta si possono evitare. Però sono stati, diciamo, errori nostri più che di Delia. Diciamo errori difensivi di marcatura, però dai, è andata bene. C'è Meno male. questa cosa di dover arrivare sulla linea di porta per poter segnare, Noi? un Sì. sacco di volte. Sì. No, Eh sì, tu non perdo la voce. La non è il tuo domenica. caso perché tiri più da centrocampo, Sì. però vabbè, Federica, Federica, quell'altra. Bruna, Bruna, Bruna un paio penso che di finiva volte. almeno 6 o 7 gol li facevamo domenica. Però ci piace. Volevamo fare lo show, Ci volevamo piace essere strafare a noi. dimenticati. Soffrire fino alla fine. Sì. Infatti anch'io ho fatto il mio gol, non è da me, cioè ho scartato il portiere. Io tiravo là, mi sono Vabbè, scartato il è stato un portiere. rimpallo, mi sa che hai provato a tirare prima, poi c'è stato un rimpallo, se non No, lei è sbaglio. uscita mentre suolavo la palla sul lato, lei è uscita e mi ha toccato il pallone e poi Si ha è tirato. alzato e poi Sì. molto bello il tuo gol, come molto bello è stato quello di Desire che sveglia, Sì, stava dormendo. Ciao, perché Desi. Benvenuta. Allora, Dai, che tu sto qua sempre in zona. non hai giocato tanti minuti, però quei pochi minuti poi hai fatto subito quel Sì, 4 gol. minuti e 58 secondi. Hai giocato. Ah, hai Sì. contato. Ho visto il tabellone e ho detto beh. Quindi vuoi lanciare un messaggio al mister? No, no, no. Così oggi corro di più. Lascia stare, bugia. Tu dopo il gol, ho visto che ti sei girato verso la tribuna, hai dedicato il gol a qualcuno? No. No. Ti hai suggerito le parole giuste, No, no, capitano? no, io ero qui, no, 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 io ero qui e ho... Non ce lo Sì. vuole dire. No, ho dedicato il gol a una persona. Ah, ok. X. X. Lo scopriremo nella prossima puntata. Vabbè. Ah. Vabbè, dai, parliamo un po' della partita Vabbè, alla sul piano. fine Parliamo un po' della partita. l'amicizia col capitano si è rotta dopo questa puntata. Andiamo No, parliamo un po' della partita avanti. Sì. sul piano tecnico e tattico. No, lo facciamo con Federica Che sono più serie forse. Sì, vanno al Allora, liceo. come dicevo prima, sia domenica ma anche nelle altre partite dove sono arrivate le sconfitte, comunque la squadra non ha giocato male. Vabbè, domenica è arrivato anche il risultato, però nelle altre partite la squadra non ha giocato male. Domenica avete avuto molte occasioni per allungare, per far sì che il risultato si mettesse subito in cassaforte, non le avete sfruttate. Credo che il mister forse, infatti a fine partito ho parlato con lui su questo, insomma, bisogna lavorare un po' e cercare di tirare di più in porta, non per forza Sì, saltare anche il vero. portiere. Sì. No, io penso che soprattutto, come hai detto tu, dal punto di vista psicologico dobbiamo lavorare di più, perché molte volte, anche nelle scorse partite, abbiamo avuto le occasioni per non dico proprio vincere le partite, ma comunque per dimostrare la nostra e non per far vedere agli altri solo il risultato da fuori. Però non le abbiamo sfruttate al meglio, magari anche
nell'ultima partita, le emozioni e tutto, dobbiamo lavorare soprattutto su questo, essere più decisive sotto porta e cercare di segnare di più, come hai detto tu, e come vuole il mister alla fine. E l'ultima partita, alla fine sì, è arrivata la vittoria perché l'abbiamo voluta noi, ci abbiamo creduto, nonostante poi ci siamo fatti recuperare per un momento di blackout, diciamo. Però poi ci abbiamo messo tutto, abbiamo recuperato la partita, che alla fine era quello che volevamo dall'inizio della settimana, abbiamo lavorato su questo. Ecco, Roberta, invece volevo fare un'altra domanda, perché io domenica ho visto un Roberta Bergamotta che era, diciamo, più grintosa rispetto alle altre partite. Non che nelle altre partite non hai dato tutto, però ti ho visto lottare su ogni palla, hai rimediato anche una munizione, se non sbaglio. No, ho visto quella cattiveria agonistica che forse nelle altre partite te era un po' mancata quest'anno. E dovuto al fatto che giocavi contro la penultima o perché è scattato qualcosa? Ma soprattutto dato dal fatto che giocavamo contro una squadra con cui sapevamo di poter vincere, cioè ci abbiamo creduto così tanto ed è scaturito in me una reazione proprio che... una determinazione tale da poter comportarmi in quel determinato modo. Quest'anno ti stanno mancando un po' i gol, o mi sbaglio? Rispetto all'anno scorso, sì. Vabbè, rispetto all'anno scorso, ecco, appunto, rispetto all'anno scorso, visto che nell'altra puntata il capitano c'era, quindi questa domanda gliel'ho già fatta. A voi due, che l'anno scorso, diciamo, siete stati il valore aggiunto poi di questa squadra. Voi venivate dal calcio 11, sì. Quindi era il primo anno di calcio 5, ma appunto, siete stati il valore aggiunto di questa squadra. Che differenza avete trovato tra il campionato dell'anno scorso e quello di quest'anno, e se è fondamentale poi in quello che, diciamo, magari non siete riusciti a dare tutto di voi. Poi Federica, per esempio, è quella che ha giocato più minuti, se andiamo a vedere, forse io ricordo non usciva mai, quindi... Ecco, la differenza che avete trovato i due campionati. C'è una differenza quasi abissale, soprattutto perché quest'anno giochiamo con il tempo effettivo, quindi c'è un maggior consumo di energie, a volte arrivano anche molti cali fisici. È un campionato molto più fisico, sì, rispetto all'anno scorso. Sì, solo per questo, penso. Sei dello stesso avviso o vuoi aggiungere qualcosa? Vabbè, io penso che... penso che comunque anche a livello tattico ci siano molte differenze. Tipo l'anno scorso magari eravamo noi la squadra più esperta rispetto alle altre, mentre quest'anno siamo la meno esperta, e ci troviamo molte partite a dover difendere tutto il tempo per poi provare ad attaccare o in contropiede o con le occasioni che si presentano. Alla fine a livello tattico c'è molta differenza, però credo che comunque come primo anno per noi... Ecco, a proposito del livello tattico, con l'arrivo di mister Cafarella è cambiato qualcosa? Sì, io credo che comunque, soprattutto a livello fisico, lui abbia portato un grande apporto alla squadra che mancava rispetto all'inizio del campionato. Infatti le scorse partite magari arrivava il secondo tempo e crollavamo fisicamente parlando, proprio perché non... crollando fisicamente crollavamo anche psicologicamente, non riuscivamo più a riprendere una partita, mentre anche vedendo le ultime partite abbiamo visto che soprattutto nel secondo tempo abbiamo fatto meglio magari rispetto al primo, tipo con il Lamezia, per cui a livello fisico soprattutto, ma anche a livello tattico, stiamo lavorando bene, dobbiamo solo dare più continuità al nostro gioco e non crollare, non avere blackout come è successo anche nella partita col Cosenza. Ecco, parliamo un po' del a Desi voglio fare un... Desi, tu eri andata via, poi sei ritornata, non per problemi con la squadra, assolutamente, no, problemi per la motivazione di lavoro, abbiamo cacciato.
Ecco, tu domenica, come abbiamo detto prima, non hai fatto tantissimi minuti, però hai fatto un gol, quindi quanti gol prometti nelle prossime partite? Vediamo. lanciamo vai, una sfida. A chi la lanciamo la sfida? Al mister. No, ma perché mi avete fatto il mister? No, bugie. No, io continuerò ad allenarmi tranquillamente. Il problema mio, visto che ho trovato lavoro, non potrò esserci nelle partite in trasferta e mi dispiace lasciare la squadra. Come l'ho lasciata nel mese quando sono stata a Firenze, però mi impegnerò lo stesso, gli allenamenti ci sarò, sarò insieme alla squadra perché, come anche diciamo perché noi, prima di andare in campo, cabeza e corazon, sempre con la testa e con il cuore. Tu sei una delle più anziane, no, sei la più anziana forse, sei una delle più anziane del gruppo insieme a Sharon. Ah, nel senso, sì. E... No, anzi, anziana. c'è il capitano. Da quel punto di vista tu ci sei dal primo anno, quindi diciamo anche attaccata tanto, alla maglia. Tanto. Come anche le altre, però ci tengo tanto. È uno dei motivi, anche me lo dicevo con i miei fratelli, io dicevo di no, è uno dei motivi per cui sono tornata. Mi mancavano loro, il futsal, il palaercole, tutto. Stare lontano non è proprio semplice. Poi nella situazione in cui siamo noi, non è che dici siamo primi in classifica, siamo secondi, beh, si stanno divertendo. Siccome nessuno si divertiva, sono rientrata anche per questo. Ecco, da gennaio ci sono due nuovi acquisti, Raquel Nunes e Bruno Rivera. Capitano, quanto hanno influito nella crescita di questa squadra? È normale squadra? Che le prime due partite erano arrivate da poco, si dovevano ambientare, non conoscono bene la lingua, erano un po' giustamente spaesate, un po' di infortuni muscolari tutte e due perché comunque stavano ferme da tanto tempo. Invece adesso vanno benissimo, sì, abbastanza grande. Bene, poi... Sono 3-4 partite che Bruna come Raquel, che diciamo Raquel ha avuto un infortunio muscolare un po' più pesante rispetto a Bruna. Domenica hanno segnato tutte e due. No, io sono contenta che sono arrivate a darci una mano perché valgono, secondo me valgono parecchio tutte e due. Stanno crescendo, ma non so tu l'hai vista la partita. Sì. Rispetto diciamo a quelle che avevi visto. Rispetto alle prime, sì. Sì, poi stanno iniziando a parlare pure un po' l'italiano, quindi magari quando parli il con mister l'arbitro è difficile. Non si no, con l'arbitro no. Col mister, però adesso si capiscono. Stiglianese e portoghese. Stiglianese e portoghese. Però va molto meglio. Sono contenta di questo. Perché stanno dando veramente una grandissima mano, perché sono due brave ragazze tutte e due. Domenica sera hanno festeggiato con voi. Sì. So che domenica sera. Che è successo? Avete festeggiato? No, non c'ero io. Non c'era. Beh, ci sta dopo. Beh, dai, una vittoria così importante. Sì, mi ha detto la dirigente Viviana Quarta, mi ha detto speriamo che non vincete più. No, tra l'altro ricordiamo che questa è poi sul campo la terza vittoria, perché c'era anche quella col Catanzaro la prima giornata, vittoria poi tolta perché il Catanzaro si è ritirato, quindi risultano adesso la vedremo la classifica, 6 punti, però in realtà era la terza vittoria, sempre in casa. Andiamo a vedere un po' tutti i risultati di questa giornata, oltre alla vostra vittoria per 4-3, c'è stato il 3-1 del Bisceglie sul Martina, poi 5-3 del Molfette sul Vittoria, Real Santos San Cataldo 5-0, poi la vittoria esterna della Mezia sul campo del Vittoria Sporting per 4-0. La classifica: Real Santos 48, la Mezia 42, Fasano 38, Bisceglie 30, Martina e Noci 29, Vittoria 25, Vittoria Sporting 18, Molfette 17, San Cataldo 13, Cuscosenza 9. Chiude il Corrado Borussia Puligoro con 6 punti. La prossima giornata: Cuscosenza Molfetta, Fasano Real Santos, Martina Vittoria Sporting, New Team Noci, Corrado Borussia Puligoro e Vittoria Futsal Bisceglie. Probabilmente ci sarà il playout, sarà proprio contro la Cuscosenza, molto probabilmente, non credo ancora. Che Cuscosenza, anche se c'è Vigor San Cataldo a 4 punti, però non penso. Grazie, grazie mille. Grazie. Vabbè, poi
diciamo, vabbè, allora, che non siamo normali, è capace che diciamo, Ah, se è meno 7 dalla Vigor San Cataldo, in realtà dovreste fare 8 punti per 8 punti in 4 partite, se non sbaglio, sì, perché 4. Perché voi riposate, quindi 8 punti in 4 partite la vedo un po'. Bah, mai dire mai, alla fine dobbiamo andare a Noci domenica, che per me, cioè sì, è finita, non ricordo qua quando è finita da assai, perché io ero infortunata, Roberta mi sa che rientrava. Sì, c'è stato il periodo che 4-5 eravamo tutte assenze. Uccise, però sicuramente. Anche Roberta pure ha avuto problemi. Sì. Una bella squadra. L'unica che non si è fermata mai è Federica. Sì, sì. Mamma mia, poverina. non mi, cioè, non voglio dire niente, alla fine non c'è una bella squadra, però secondo me ce l'andiamo a giocare, dovremmo giocare tutte le partite con lo spirito che abbiamo, con cui abbiamo giocato domenica. Quindi poi da calcolare che abbiamo due in casa comunque quando giochi in casa c'è quella cosa, lo sai. C'è fiducia. Sì. Ci sono gli ospiti. Speriamo adesso. Bene, dai. Ci sono gli ospiti in casa. Siamo quello, sempre io so. Sì, per dire. Va bene, grazie per essere stati qui, però adesso prima di chiudere andiamo a vedere i risultati del campionato regionale. Di calcio a 5, Castronbianelli Calcio Gagliardi Potenza 4-0, Deportivo Salandra Amici del Borgo Matera 4-2, Sedi Sport Milionicum 12-8, Guardia Perticara Valle del Noce 7-4, 2-2 tra Lucania Futsal e Futura Matera, e poi la vittoria dell'Orsaliano 2-1 sulla Virtus Lauria. Orsaliano che guida il campionato con 40 punti, poi a 35 la Futura Matera, 33 Guardia Perticara, 25 per Lucania Futsal e Virtus Lauria, 24 per Gagliardi Potenza, Castronbianelli 19, Deportivo Salandra 18, Valle del Noce, Amici del Borgo Matera 13, SD Sport 10, Milionicum 7. Il prossimo turno, Amici del Borgo Matera, Guardia Perticara, Castronbianelli, Orsaliano, Futura Matera, Deportivo Salandra, Gagliardi Potenza, SD Sport, Virtus Lauria, Lucania Futsal e Milionicum, Valle del Noce. Niente, siamo arrivati alla fine. ringrazio sì. Il capitano Gesi Scarcia, ringrazio il bomber Desiree Alba e grazie a Federica Gentile e Roberta Bergamotta. Speriamo che arriva la salvezza diretta a questo punto, visto che loro ci credono. Grazie a te Antonio che ci credi più di noi. No, ma sai che io voglio fare poi una puntata con tutte voi dopo quella rimane. Quella è molto più bella, perché poi vincere il playout è un po' come vincere una finale, no? Allora, sì, sì. Vabbè, per noi lo sai che le finali ci piacciono. Scherzi a parte, magari arrivasse una salvezza diretta. Non speriamo, è facile, bene. Ma sicuramente lotterete in. No, no, sicuramente fino alla fine. Sempre. Poi, non lo so, se arriva il playout, si vince il playout, no? Sì, io voglio, sì, quello per sì. Forza. Si arriva. Poi andiamo a festeggiare. È tutto in funzione del festeggiamento. Tutto lì, ti gira tutto intorno al festeggiamento. Allora, questa volta ci sarò anche io. Allora perfetto. Tutti quanti, al completo. Bene, grazie a voi, grazie al pubblico per averci seguito e ci rivediamo la settimana prossima con una nuova puntata di Terzo Tempo. Ciao! Woo!